centro dell'area B, più vicino proprio all'estremo limite dell'altura, abbiamo trovato questo, la continuazione del tracciato lunare che abbiamo fatto vedere all'inizio, da questa parte a sinistra, e accanto una cisterna con una planimetria abbastanza articolata che sembra essere tagliata dal tracciato lineario. E l'esterna ha un tratto, l'abbiamo già solamente individuata e distribuito i pareti di imboccatura, e comunque sembra di fattura piuttosto accurata, siano dei pareti molto regolari, con una probabile capitoia per l'accesso, e poi addirittura c'è un blocco manato dentro, anche questa non abbiamo potuto scavare, interessante. Quindi complessivamente questa zona ci dà varie informazioni su una forma di infrastrutturazione di questo abitato, con appunto infrastrutture idrauliche di vario tipo, cavalletto, esterne, eccetera, e infine questi tracciati viali, che sono tra l'altro una singolarità, perché se non sono molti vario nei mesi di luci di questo periodo, quindi insomma è una novità interessante. Infine volevo fare una breve illustrazione dell'area A. L'area A è molto complessa, anche più difficile da, che è questa qua, all'estremo sud del piano, qua. E però secondo me ha restituito degli elementi di un certo interesse. E, allora io mi soffermo solamente sul settore primo, che è questo qua. E il settore, allora, il settore secondo, quest'altro, è veramente difficile lettura, abbiamo trovato un po' di fosse, sono dei rifugiamenti tra l'altro che sono più recenti, sono materiali che sono più recenti di tutta l'area, abbiamo trovato nel quarto, terzo, secolo avanti Cristo, e c'è anche qualcosa di epoca imperiale romana, ma veramente molto poco, e fa pensare che a un certo punto questo insediamento, dopo l'età medio repubblicana, quindi quarto, terzo secolo, perde completamente l'importanza, anzi viene abbandonato e diventa parte di un territorio rurale. E nell'area invece, nel settore primo, nell'area A, abbiamo trovato evidenze molto particolari. Ecco, qui vedete una veduta del settore prima dello scavo, che è praticamente un terrazzo, io credo, adattato artificialmente, perché c'è una parete qui verso monte piuttosto regolare, quasi tutta, e poi a un certo punto il terrazzo si interrompe e strapiomba sul fosso della Mola. Però dobbiamo pensare che questo versante poi proseguisse, anche qui ci deve essere stata una regione molto forte. E qui allora all'inizio non si prevedevano delle buche, delle fosse, eccetera, non era chiara la situazione, e c'era molto materiale di epoca, in gran parte arcaico, che è qui raccolto, e quindi anche questo potrebbe essere di sesto, quinto secolo, e poche cose un po' più recenti, già lontano verso l'età romana. Poi abbiamo fatto dei sondaggi per vedere che cosa si trattasse, e sono uscite fuori tutta una serie di escavazioni nella roccia, anche abbastanza difficile da interpretare, però che fanno pensare a una serie di presenze, una serie di strutture e comunque di attività di tempo. Allora, la cosa
tutto sommato più semplice da individuare, è questo polso di forma rettangolare che vedete in basso, qui, che sta praticamente sotto una parete, quella parete dritta che dicevo di vedere questo terrazzo. Perché diciamo che un polso in genere sono circolari, cioè perché abbiamo pulito l'impalcatura e si dovrebbe dare questi incavi che si vedono a scendere. Ovviamente non abbiamo scavato perché un pozzo potrebbe andare giù di 5, 6, 7 metri, quindi è una cosa pericolosa da fare. Ora, invece, anche qua sono uscite fuori queste buche allineate, alcune doppie buche che presentano un allineamento piuttosto preciso, est-ovest, e poi sono allineate accanto ad una sorta di canaletta. Ora, queste buche, secondo me, io sono un storico, un storico che appena vedo una cosa del genere, dico, vabbè, qui c'erano dei pali di legno, è l'interpretazione più semplice, anche l'unica possibile, perché veramente altrimenti non si spiega questo allineamento. Però, ecco, apparentemente, quindi qui ci doveva essere una struttura di legno, una palizzata, una delimitazione, una tettoia, non sappiamo, che non è di epoca, apparentemente non è di epoca proprio storica, perché nei riempimenti abbiamo trovato prevalentemente materiale arcaico. E poi però ce ne sono altre molto più grosse, che hanno un orientamento completamente diverso, qui ne vedete due, sono dei buchi di una cinquantina di centimetri, ecco, questa è la venuta da monte. E quindi dovevano diciamo alloggiare dei pali di diametro considerevole, considerate che dovevano essere anche inzeppati questi pali, perché riempivano integralmente le mura. E quindi presenza di strutture diciamo non permanenti, non monumentali, ma comunque interessanti, perché fa pensare che ci fossero anche piena epoca storica questo tipo di strutture di legno. Qui vedete la canaletta, che però potrebbe anche essere legata a un drenaggio, che non sappiamo, oppure ci potrebbe essere una parete dentro che poi si portava dai pali. Qui è proprio una delle buche, come vedete, è di dimensioni considerevoli, riempita anche con un arco squadrato. Però, ecco, no, l'interpretazione è di questa evidenza che è tutta da vedere. Ecco,